Alimentato da energia solare, idrogeno, eolica e idrica, il catamarano bianco impiegherà 6 anni per girare il mondo. Mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi ti presento l'Osservatore dell'Energia, la prima barca autonoma a idrogeno a navigare nei mari. Hi, thanks for watching Intertech. Durante i suoi scali, Energy Observer ha prodotto un totale di 488 kg, quasi mezza tonnellata di idrogeno durante 1496 ore di funzionamento, un'efficienza del 42%. L'idrogeno ha fornito fino al 60% dell'energia necessaria per un viaggio tipico e il restante 40% è stato attribuito all'energia solare, utilizzando una cella a combustibile funzionante in media per 6 di ciascuna 24 ore di navigazione, con un'efficienza del 48%. Ai lati della barca ci sono le ali di Ocean Wings, che ridurranno il consumo di energia della nave, ne accelereranno la velocità e soprattutto le consentiranno di produrre energia e idrogeno durante la navigazione. Gli Ocean Wings non serviranno solo come parte del sartiame, ma aumenteranno l'efficienza energetica della nave. La loro installazione su 2 galleggianti della nave consentirà infatti di aumentare la velocità integrando i motori elettrici, ridurre il consumo di energia quando vengono utilizzati per compensare i motori elettrici, aumentare la produzione di energia durante la navigazione producendo energia idrocinetica, invertire i motori elettronici in idrogeneratori. Produce così idrogeno durante la navigazione mediante l'elettrolisi dell'acqua. L'installazione di Ocean Wings a bordo della Energy Observer è il primo passo per ridurre l'impatto ambientale del trasporto marittimo in tutto il mondo. Secondo le simulazioni effettuate su una vasta gamma di imbarcazioni, i risultati sono estremamente promettenti, dal 18% al 42%, è necessaria meno energia. Una statistica importante quando si riconosce che il 90% del commercio globale viene trasportato in mare. Il trasporto marittimo è anche responsabile di grandi quantità di inquinamento atmosferico, che emettono nell'atmosfera inquinanti come particelle fine, ossido di azoto e ossido di zolfo. L'idrogeno è l'elemento chimico più abbondante nell'universo, inesauribile. Mostra un'eccezionale densità di energia, rilascia fino a 4 volte più energia del carbone, 3 volte di più del gasolio e 2,5 volte di più del gas naturale. La sua combustione non emette né gas a effetto serra né particelle fini. Pertanto, l'Energy Observer è la prima nave al mondo in grado di riprodurre a bordo l'idrogeno elettrolisi mediante l'acqua di mare. Bene, per oggi è tutto, grazie di aver guardato il video, se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante, ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite e a presto con un altro fantastico video.